Il tempo sembra essersi fermato nella città eterna, come eterno è il ricordo di Agostino di Bartolomei nella sua Roma. Un ricordo semplice ma sentito, profondo, come sarebbe piaciuto a lui che è stato campione senza eccessi, esempio di straordinaria normalità. Salerno non dimentica il protagonista della promozione in Serie B del 90 e Roma fa altrettanto con il capitano dello scudetto del 1983. Nel giorno del 20° anniversario della sua scomparsa, alla presenza della moglie Marisa, la S Roma ha dedicato un pomeriggio a Di Bartolomei facendo disputare a Trigoria sul campo a lui intitolato una partita tra i ragazzi del settore giovanile e dall'anno prossimo sarà inserito ufficialmente nel calendario della Roma il Memorial Agostino Di Bartolomei, come annunciato dal direttore generale della società giallorossa Mauro Baldissoni. Intenderemo a questo punto rendere questo appuntamento annuale e quindi trovare il modo di ricordare Agostino ogni anno con una partita di bambini o magari con un piccolo torneo di bambini. Dopo tanti anni è ancora vivo il ricordo di Agostino Di Bartolomei, come testimoniato dalla presenza di numerosi tifosi della Roma. Molti di questi tifosi non hanno mai visto giocare Ago, ma il senso di appartenenza verso una squadra e una comunità va al di là del tempo, valorizzando il proprio passato. Particolarmente toccante il momento in cui Marisa Di Bartolomei è stata salutata dai tifosi che le hanno regalato un fascio di fiori e un lungo applauso. La giornata si è conclusa con la vittoria degli esordienti della Roma che a fine partita hanno cantato insieme ai tifosi il presente e il futuro, insieme nel nome di Ago.